Ok, allora, grazie di essere venuti, di aver superato tutti gli ostacoli di traffico, di pioggia e di serata romana di mezza settimana per, per venire qua. Attendevamo qualche persona in più, ma arriveranno magari più avanti. E dobbiamo iniziare per non andare a finire troppo tardi. La chiacchierata di questa sera è un'introduzione. Al lavoro che stiamo facendo qui ad Armonia Mundi, eh, io sono ospite di Armonia Mundi da qualche tempo. Riguardo ai seminari di lettura con i tarocchi, <ride> e quindi si è pensata appunto di fare una, una serata introduttiva per consentire magari anche a chi avesse un po' di curiosità, ma non, avesse ancora, non si fosse ancora deciso del tutto di, 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 fare, di frequentare un corso vero e proprio, di, di saperne un po' di più di quello che facciamo e di come lo facciamo. Di come lo faccio e perché lo faccio. Quindi sostanzialmente eh, è questo che tenterò di spiegarvi, anche perché il i tre seminari di Tarocchi che, che faccio qua eh, non si sovrappongono molto con i seminari sui Tarocchi che vengono fatti eh, sempre qui ad Armonia Mundi e che trattano in un, con un approccio abbastanza diverso lo stesso, apparentemente lo stesso argomento. Eh, io ci tengo a tal proposito a distinguere un pochino la terminologia che utilizzo e a, e a definirla un po' meglio perché mh, a volte usando le parole ci mh, si possono avere dei, dei malintesi o dei fraintendimenti. Quindi secondo me è giusto mettere piazzare alcuni punti fermi. Nei corsi sui tarocchi si possono fare sostanzialmente scelte diverse, quindi si può parlare dei tarocchi o si può parlare di un uso dei tarocchi, di un uso pratico. Io faccio questa seconda cosa e quindi tendo a distinguere due grandi filoni. Uno lo chiamo la tarologia. Quindi lo studio dei tarocchi come oggetto interessante, come deposito di conoscenze, come chiave interpretativa e cose del genere. Analizzare carta per carta tutti i possibili significati, tutte le cose che se ne possono tirare fuori, tutte le simbologie, tutto quello che c'è depositato dentro nell'icona di ciascuna carta del mazzo di tarocchi. Dall'altro lato invece c'è quello che faccio io e lo chiamo taromanzia. Fra tutti i possibili usi che si possono fare di queste 78 carte, ce n'è uno particolare che è quello di leggere e decodificare il significato delle carte per un determinato fine, che adesso cerco di spiegare un pochino più in dettaglio. Questo lo possiamo considerare in qualche modo i tarocchi come fine. Il fine di questi corsi qua è di conoscere i tarocchi, il meglio possibile. Invece qui i tarocchi sono un mezzo, sono un utensile, un utensile un, uno strumento di lavoro, un qualche cosa che si impara a utilizzare così come si impara a utilizzare il martello, il cacciavite, così come un falegname utilizza i propri attrezzi. Quindi un mezzo, un attrezzo per fare un qualche cosa di differente. Questo significa che i, i corsi che facciamo, e che sono tre, <coughs> si sono suddivisi, diciamo così, in un primo livello, sono due giornate, solo due giornate si può dire, c'è cioè questa precisazione, sono solo due giorni per il primo livello, solo due giorni per il secondo livello, e solo due giorni per il terzo e ultimo livello. In tutto, in sei giornate, diciamo così, la pretesa... È quella di fornirvi una possibilità di accedere a questo mondo. Naturalmente non c'è il tempo, non c'è lo spazio e non c'è nemmeno la minima intenzione di accedere a questo mondo, che è molto più vasto e che richiede studio, applicazione, impegno. Quindi qui noi sfrondiamo, tiriamo via tutto quello che non ci serve allo scopo specifico e lo diamo in qualche maniera per o per assodato o comunque diciamo, rientrerà nelle altre attività che la persona deciderà di fare. Quindi chi viene a questo corso viene per imparare a fare una lettura con i tarocchi. Naturalmente si spiegano i tarocchi stessi, si insegna il significato delle carte, ma lo si fa con una metodologia che è molto snella, molto agile, che consente di cominciare subito a lavorare, quindi ad ottenere eventualmente dei risultati. D'altra parte, sempre parlando un pochino di tarologia, eh, in quanti modi le possiamo analizzare le 78 carte di un mazzo di tarocchi, i 22 arcani maggiori e i 56 arcani minori. Ma le possiamo utilizzare e studiare e analizzare sotto tanti aspetti, sotto tante facce. Per esempio si possono Utilizzare come niente meno che come modello cosmico, una rappresentazione a scala ridottissima diciamo, di tutto quello che ci circonda. E effettivamente ci sono trattati che studiano i tarocchi sotto questa visione qua e che si dilungano moltissimo e che riescono effettivamente diciamo così, a tirar fuori da questo mazzettino di cartoncini colorati. Diciamo così, niente di meno che un modello di come funziona tutta la realtà che ci circonda oppure beh si possono considerare come una metafora dell'esistenza io qua metto solo dei titoli in qualche maniera dell'esistenza di ciascuna persona nella sequenza dei tarocchi noi anche useremo un pochino questa cosa qua cioè per spiegare, per imparare velocemente e senza tante diciamo, deviazioni e a destra manca che ci porterebbero fuori del seminato i tarocchi, una cosa utile è quella di rappresentare la sequenza dei tarocchi come se fosse appunto il cammino di una persona dalla nascita fino alla morte, nelle sue varie fasi. Quindi nel primo giorno, per esempio, questo lo faremo per spiegare velocemente, rapidamente, in una mattinata, tutti e due i 22 arcani maggiori. E quindi con questa formula, diciamo così, un po' mnemonica e un pochino aiutata da questa metafora, da questa storia del cammino di una singola persona, noi riusciamo ad accedere subito diciamo, alla sostanza, alla ciccia di quello che ci interessa, cercando di non perderci nell'immensa vastità di quello che potremmo tirare fuori da queste carte. Beh, c'è qualcuno che la prende come una specie di sommario teologico. si può sviluppare un'interpretazione teologica dei tarocchi, anche questo è stato fatto, c'è qualcuno che li prende come una specie di, di classificazione delle esperienze, di quello che può capitare, esperienze proprio della singola persona esperienze nel campo della salute, esperienze nel campo del lavoro, nel campo degli affetti, quindi eh, relazioni interpersonali, esperienze di viaggio, di trasferimento della propria persona da un ambiente all'altro, cambiamenti di vita, cambiamenti di questo tipo, i tarocchi riescono a offrire un metodo di classificazione e di sistematizzazione di tutte queste cose. E quindi questo è un altro ambito in cui ci si può perdere tutta la vita e starci dietro. Se si vuole, i tarocchi sono anche e sempre una lingua franca, cioè un vero e proprio idioma con il quale si possono costruire forme di comunicazione che sono comuni a persone che non parlano la stessa lingua. Ci si può intendere parlando così in un certo senso. Con i tarocchi stessi. È una specie di alfabeto universale con il quale si possono costruire pensieri che si possono poi trasmettere e il loro significato viene compreso da qualcuno che conosce la stessa lingua franca pur non conoscendo la nostra stessa lingua. In qualche modo è, è l'equivalente della cavala ermetica sotto certi aspetti. Cioè è un qualche cosa che invece di basarsi come la cava ermetica su delle regole puramente fonetiche del suono, in questo caso si basa su delle regole puramente visuali. Infine, o oh, non infine, ma insomma, in questa breve disamina i tarocchi sono sempre quasi sempre da tutti considerati come una porta di accesso a cosa? Beh, alle cose più varie. Quindi mh, Un'iniziazione ai tarocchi spesso viene considerata come un'iniziazione a un qualche cosa di livello superiore e all'interno di queste carte, diciamo così, tutta questa cosa può essere limitata ad un ambito puramente terreno oppure spinta più in alto, non sul livello più sottile, sul livello più elevato. Per noi in sostanza quando si parla di tarologia si dice che da una parte abbiamo comunque un'informazione che è sotto forma di codice codificata e quando la studiamo noi decodifichiamo per acquisire conoscenza. Per qualsiasi fine noi consideriamo i tarocchi in fin dei conti, lì abbiamo un qualche cosa scritto, crittografato in qualche modo, noi lo decrittiamo e cerchiamo di tirarne fuori la conoscenza che è nascosta dentro. Questo per quanto riguarda la tarologia. Per quanto riguarda invece la taromanzia, si arriva esattamente allo stesso punto finale. Adesso, quando riesco a cambiare pagina degli appunti, eccolo qua. Però nella taromanzia, in quello che noi facciamo, i nostri scopi sono molto più limitati e più pratici rispetto a questi. Infatti, nei corsi, taro 1, taro 2 e taro 3, che cosa si fa? Si usano i tarocchi, uno, per rispondere a delle domande, rispondere a... Inquisiti. Questo è un primo scopo. La lettura classica, la lettura classica, diciamo così, da cartomante è, eh, ricade in questa categoria qua. Qualcuno si presenta dal, dal cartomante con una domanda. Cartomante fa il tiraggio, legge e gli dà una risposta. Quindi noi utilizzeremo i, le carte, i tarocchi. Per questo scopo qua, innanzitutto, inizialmente, lo faremo in qualche modo per esplorare l'ignoto, frase molto vaga, ma che si adatta ad un sacco di, di cose che non, che non possono ricadere semplicemente in questo, perché per esempio... Un'estensione di una risposta ad un quesito espresso è la risposta ad un quesito che non viene espresso. Si possono fare delle letture con i tarocchi e proveremo anche a farle senza che ci sia una domanda espressa. Magari proviamo anche stasera. Proviamo a fare una lettura, se qualcuno di voi si offre, di concepire in qualche maniera soltanto nella propria mente, un quesito. e Proviamo a fare un tiraggio e vediamo se quello che viene fuori come responso del tiraggio si adatta. Al quesito che questo non ha detto, ma ha in qualche modo formulato. Quindi esploriamo sicuramente delle cose che non ci sono note e per le quali non abbiamo spiegazione da un punto di vista razionale, scientifico-logico, deduttivo o induttivo che sia. Non sta all'interno dei, dei modelli che abbiamo. E che possiamo formulare in termini chiari. Sta da qualche altra parte, questa cosa qua. Poi, in taro 2 specialmente, e ancora più in taro 2 diciamo così, i tarocchi impareremo a usarli invece per, per progettare percorsi. Esistenziali, relativi all'esistenza di ciascuno di noi. Qui il Taromante diciamo così acquisisce l'abilità a maneggiare le carte e a fare delle letture di tipo classico. Qui comincia a utilizzarle in un modo che è meno visto e meno conosciuto. Perché in pratica o lo utilizza per se stesso per cercare di capire dove si trova, dove sta andando, da dove viene e per cercare di eliminare cose che lo frenano o di trasformarle da freni a nuove potenzialità, oppure, come in Taro 3, ci si mette diciamo nell'ordine nell di idee di eh, costruire in qualche modo un futuro per chi viene a farsi fare le carte, di costruirlo insieme a lui, di progettarlo insieme a lui. Quindi di realizzare in qualche modo un disegno, un progetto che possa essergli utile nel proseguimento del suo cammino. Che non è esattamente la stessa cosa che leggere il futuro. Perché le, i tarocchi, come li facciamo noi, non ci serviranno per indovinare il futuro. Non li useremo mai in questo senso. Non li useremo mai in questo senso perché il presupposto è che non ci sia un futuro già scritto da indovinare al massimo c'è cioè un qualche cosa che siamo in grado, almeno parzialmente, di condizionare, di progettare, di aspirare a vedere realizzato ah, da oggi in avanti. E quindi, diciamo così, l'altra cosa su cui ci concentreremo è quindi di sviluppare delle potenzialità, cose che vediamo nelle carte e che attualmente sono solo delle cose in potenza, in progetto, le sviluppiamo per cercare di portarle in atto. Quindi lavoriamo con i tarocchi per tutti questi scopi qui e come vedete sono ben diversi da quelli della tarologia in precedenza. Però di fatto anche in questo caso noi prendiamo i tarocchi che sono informazione codificata, perché hanno un linguaggio che non è quello che utilizziamo normalmente quando ci parliamo fra di noi, è un linguaggio per immagini, quindi è un codice e noi lo decodifichiamo per acquisire una conoscenza. Vogliamo sapere tutte queste cose qua, o vogliamo saper fare tutte queste cose qua. Quindi in definitiva anche noi useremo i tarocchi così come li usano i tarologi con una prospettiva diversa, ma in fin dei conti questo passaggio è uguale. Allora, dove sta la differenza importante per me, quella cosa che ci tenevo in fin dei conti a dirvi da qui, da quando ho cominciato fino adesso? Quando il tarologo decodifica, studia, interpreta il codice dei tarocchi e cerca di decodificarlo, vuole estrarre una conoscenza dai tarocchi che è una conoscenza del tipo più generale possibile, più completo possibile, più esauriente possibile, cioè cerca di andare proprio a cercare tutti gli aspetti nel dettaglio e approfondisce, approfondisce, approfondisce sempre di più e più approfondisce, più questo patrimonio di conoscenze si allarga e diventa sempre più sapiente, diciamo così, nei confronti dei tarocchi. Ed è un processo diretto, in un certo senso. È un processo diretto perché da una parte c'è lo studioso, da quell'altra ci sono i tarocchi, i tarocchi parlano allo studioso sempre di più, in modo sempre più chiaro, e lo studioso diventa sempre più dotto, più sapiente, acquisisce una sapienza, in un modo diretto. Invece, il taromante fa un lavoro diverso. Taromanzia. In questo caso, non è il taromante il protagonista. In questo caso è il tarologo, lo studioso, insieme ai tarocchi. In questo caso qui abbiamo una serie di figure. Che sono tutte quante importanti. Cioè abbiamo ad esempio un consultante, c'è cioè una persona che viene e pone il quesito. Se noi siamo i taromanti abbiamo fatto il corso di Tarocchi, diciamo, viene da noi. È una persona che non necessariamente conosciamo. È una persona che quindi da perfetta sconosciuta viene e si apre a noi e ci fa una domanda. Dall'altra parte ci siamo noi come taromante, che riceviamo questa cosa e a nostra volta la chiediamo ai tarocchi. La cosa che facciamo in pratica è questa, cioè apriamo un libro a caso, oppure tiriamo delle carte, quindi estraiamo delle carte a caso dal mazzo di tarocchi che abbiamo. Mescolato, dopo avere sentito quello che il consultante aveva da chiedere e sulla base di questo doniamo in qualche maniera al consultante un risponso. Questo risponso viene consegnato al consultante che se lo prende se ne va. All'inizio c'era un consultante con una domanda, alla fine c'è un consultante con un risponso. Noi non siamo importanti in questo processo. Non siamo così importanti come potrebbe sembrare. È importante che il responso arrivi al consultante e che sia utile per il consultante. E quindi in qualche modo è come mettere al posto giusto questa, il pezzettino di un mosaico laddove il consultante stesso non sapeva metterlo da solo. Siamo noi che forniamo un aiuto, siamo noi che siamo in qualche modo al servizio di questo processo, per cui si colmano dei vuoti, delle mancanze, si forniscono delle risposte a questa persona qua. Quindi questo processo qua è un processo che poi, naturalmente, ripetendosi, comunica conoscenza ed esperienza al taromante stesso, perché il taromante più ne fa, più ne incontra e più letture fa, più approfondisce la sua materia e quindi in qualche maniera diventa più esperto, diventa più sicuro, diventa anche in qualche maniera più fiducioso nei propri mezzi. Quindi anche lui, come il tarologo, alla fine acquisirà della conoscenza in più. Questo processo non servirà solo al consultante, servirà anche al taromante, però in un modo indiretto. Sembra una cosa da poco, però c'è una conseguenza che è molto interessante, e cioè che mentre non è detto che tutti si possa essere dei buoni tarologhi, perché bisogna essere degli studiosi, bravi, bisogna impegnarsi, bisogna essere in qualche maniera in grado di fare questo lavoro qua, perché può essere un lavoro lungo, difficile, che prende tutta la vita, che consiste nell'interpretazione di testi spesso abbastanza difficili da affrontare, eccetera, eccetera. Quindi per essere dei buoni tarologhi in qualche maniera bisogna esserci tagliati. Chiunque, tutti, possono essere degli ottimi taromanti. Chiunque. Devono solo scoprire di poterlo essere e accettarlo. Quello è lo scalino più difficile. Quando uno ha capito questo, cioè che chiunque si metta lì a fare le carte, sarebbe già automaticamente un buon taromante. Quando uno realizza questo, alla fine ha fatto veramente il passo decisivo per cominciare a lavorare con i tarocchi in modo tranquillo, fluido. Quindi questo io ve lo dico subito, insomma, se qualcuno ha intenzione di diventare taromante, lo faccia pure senza tema che ci riuscirà. Quelli che sono veramente rari, i più rari di tutti, sono i buoni consultanti cioè chi è, chi è in grado di fare effettivamente fin dall'inizio da solo diciamo, un quesito che gli possa essere, la cui risposta possa essere veramente utile. E per questo il taromante in qualche maniera deve, in qualche, spesso e volentieri il lavoro più grosso e più duro di una lettura è di riuscire a formulare un quesito che sia accettabilmente chiaro e quindi gli si possa fornire una risposta che sia accettabilmente chiara al consultante stesso. Fa parte della... della della normalità questo, cioè i consultanti magari diciamo, arrivassero già con le idee molto chiare, ma in realtà spesso e volentieri chiedono proprio aiuto perché in partenza non sanno effettivamente che cosa vorrebbero o potrebbero chiedere o in quali termini. Però il messaggio è questo, insomma, eh, essere taromanti non è un particolare titolo di merito. Più uno si addentra nella materia, e più si rende conto di questa appunto realtà. Eh, nel momento in cui si cominciano a fare le letture, le letture sono alla fine tutte quante utili al consultante. Questo processo qui si verifica in qualche modo sempre. E ora poi ne parliamo un attimo. Eh, durante il corso lo sottolineeremo molte volte. Cosa succede quando facciamo la lettura? Facciamo un altro schemino un pochino più complicato, tanto per cercare di chiarire proprio. Lettura classica. Vi arriva quello che io chiamo il consultante, che potrebbe essere definito semplicemente cliente, no? ma chiamiamolo consultante che è più neutrale. Arriva il consultante, un consultante siete ciascuno di voi, siamo ciascuno di noi, persona con un dubbio, persona con una tessera mancante per completare il proprio mosaico. Quindi, consultante, se facesse tutto da sé, sarebbe in grado di formulare semplicemente il quesito, dal punto interrogativo si porrebbe la domanda, normalmente succede tutti i giorni alle domande che si fa riesce a darsi il risponso per conto suo e questo risponso a questo punto va a guarire questo punto interrogativo, ad annullare questo punto interrogativo e a renderlo un punto esclamativo. Sì. E a volte il processo si interrompe qui, non si sa più andare avanti, il consultante è perso, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra ma non sa ancora bene che cosa sia. A volte invece lo sa, però il processo si blocca qui. Allora il consultante cerca il taromante. Spesso arriva con il quesito. Qui ci siete voi che state imparando o avete imparato a fare le letture. Quello che si fa... Subito in taro uno, 1, si, comincia si cominciano a fare letture di questo tipo praticamente dalla prima mattina del corso, eh? in modo semplice, in modo elementare, però si fanno subito. Il consultante ci pone una domanda, il punto interrogativo ce lo pone a noi. Noi sappiamo che se vogliamo dargli una risposta utile, questa cosa spesso e volentieri va fatta più volte, bisogna girarci un po' intorno fino a quando il quesito sia giusto. Quando è che il quesito non è giusto? Bah, un esempio, un quesito giusto è quando uno appunto vi fa una domanda di indovinare i numeri all'otto o di un qualche cosa, una, una specie di, di, di precognizione di quello che accadrà. Se, se un determinato evento si verificherà certamente o meno entro un determinato lasso di tempo. Mm, I tarocchi non ve lo sanno dire questa cosa qua. La mia opinione è che non ve lo sa dire nessuno e niente. Però i tarocchi in particolare non sono costruiti per fare questo tipo di lavoro qua. Ci sono altri sistemi, allora, di divinazione che sono più adatti a fare questo tipo di lavoro. Un quesito invece lecito a cui si può rispondere normalmente è un quesito, ad esempio, diciamo, se quello che sto facendo, quella che, che è la disposizione d'animo in cui mi trovo, può essere utile e feconda di aiuto per superare un determinato problema che ho di fronte a me e che vivo. Oppure ci sono delle cose che posso fare in più o meglio o diversamente rispetto a quello che già sto facendo, che mi sembra di comunque già di fare? Oppure esistono degli ostacoli in questo momento precisi, individuabili intorno a me e che io non riesco a vedere e che mi impediscono di andare avanti in una determinata direzione mentre io vorrei? A questo tipo di domande... I tarocchi riescono a dare una buona risposta normalmente. Quindi si fa un primo lavoro di aggiustamento. Quando il quesito è pronto, il taromante tira le carte e vi viene insegnato come. Stende quindi un certo numero di carte sul tavolo. <coughs> Nel sistema che imparerete o che chi verrà a corso imparerà è il tiraggio stesso che dice quante carte e dove. È un sistema molto libero, molto flessibile, però diciamo che a un certo punto le carte chiudono il tiraggio, non ci sono più carte da estrarre dal mazzo. È tutto pieno, in un certo senso. E le carte possono essere pochissime, possono essere tantissime, possono essere molto ramificate, possono essere molto concentrate. Tutto questo ha un significato abbastanza preciso e che viene appunto visto e interpretato e letto dal taromante. Il taromante vede questo messaggio, il tiraggio è un messaggio, lo decodifica, lo interpreta, fa da interprete simultaneo e lo trasforma in parole che dà come responso al, al, al consultante stesso. Quindi in questa, in questa fase qua il ruolo del taromante è il ruolo di un catalizzatore cioè di un qualche cosa che fa fermentare, fa maturare, fa sviluppare nella direzione giusta il quesito del consultante, della persona che vi viene davanti. Fa aiuta a far diventare veramente fecondo, utile, produttivo il quesito. Non è un compito banale. E i tarocchi non sono adatti per fare delle cose banali. Perché anche quando si fa il giochino la sera davanti a un bicchiere di vino, poi si trasforma quasi sempre in una cosa seria a finire. Um, se ci fate caso spesso e volentieri succede che qualcuno per scherzo vi dice dai ti faccio le carte, non sono uno che non, normalmente non le fa, e qualcuno si presta al gioco, gli fa una domanda che parte come mezzo scherzo, dopodiché questo fa finta per gioco di leggere qualche cosa e la faccia di chi riceve queste parole cambia. Dopodiché, sì, oppure la faccia di chi sta facendo quel gioco cambia perché vede nelle carte un qualche cosa che o non vorrebbe vedere o non si aspettava di vedere, e il gioco diventa in qualche maniera improvvisamente serio. Succede quasi sempre: succede più spesso di quello che uno si potrebbe immaginare. Proprio perché qui non c'è una persona scafata che sa fare le cose e che è bravo. Questa cosa qui la sanno fare tutti e quando si mettono a farla funziona, le cose girano in realtà. Le cose che si, vanno, che si finisce per andare a dire alla persona che ci ha chiesto per scherzo di fare questo colpiscono esattamente nel bersaglio. Perché? Non lo so, ma è così che funziona. Comunque, in questa zona qua, diciamo così, preliminare il ruolo del taromante e il ruolo di un catalizzatore. Di un fermento, di un lievito, di un qualche cosa che fa crescere il quesito come la pasta del pane. Prima è tutta quanta compatta, piano piano si sviluppa. Dopo il taromante, quando fa il tiraggio e quando dà il responso, si trasforma in un qualcosa di diverso, che io chiamo un tubo. Il taromante, quando si mette lì e fa il tiraggio, guarda le carte ed esprime seguendo tutto quello che naturalmente sa, tutto quello che gli è stato diciamo, così spiegato per fare il tiraggio correttamente, però alla fine il prodotto è un qualche cosa che lo attraversa, non sono le sue opinioni. Chi fa le carte si trova molto spesso a dire delle parole che non condivide affatto sul quesito che gli è stato posto, o a dire delle parole di cui non capisce il significato perfettamente, mentre lo capisce benissimo il consultante. Quindi in un certo senso da questo momento in poi chi fa le letture più si astrae in qualche modo da se stesso e meglio funziona. Meno ci mette del suo e meglio è. Se ci mette molto del suo, e questo succede soprattutto con le, con le signore, quando fanno le letture hanno più voglia di interagire con la persona che hanno davanti, di capire meglio. E, e quindi in qualche maniera eh, qui specialmente se si fanno le carte alle amiche e così via diventa quasi una discussione dopo no? ma tu come la vedi ma tu come la pensi mettiamo un attimo da parte le carte si, 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 si salta subito diciamo su un altro piano che cosa succede quando, quando, quando succede questo succede semplicemente che si cominciano a a rendere le cose meno chiare e meno utili per il consultante stesso. Cioè tutto quello che viene dopo, tutta l'aggiunta che viene dopo, invece di chiarire diluisce. Invece di eh, spiegare complica. Invece di chiarificare, in qualche maniera, riporta in alto mare il consultante. Quindi la considerazione che, che io faccio, la raccomandazione che io faccio sempre è che in questa fase qui cioè quando finalmente si tirano fuori le carte per rispondere al quesito stesso, si osservano le carte le si leggono con le regole spiegate nei corsi e, e dopodiché quando il, il risponso è pronto lo si emette secco qualsiasi esso sia. Nel la totalità dei casi è quello che serve al consultante. Esattamente, né più né meno. È difficile, è difficile per molti, eh, diciamo così, mettersi in questa condizione asettica, in qualche modo di tubo, cioè di qualche cosa che si lascia attraversare, proprio come un tubo si fa attraversare dall'acqua. Entra acqua, esce acqua. Se il tubo è pulito, l'acqua esce pulita. Se il tubo è sporco, l'acqua esce sporca, ma sempre acqua è. E sempre la solita acqua andrà a bagnare il consultante. <ride> Questa è, un, è una delle cose, diciamo, sì, che fa parte dei compiti per casa, quello di diventare, cercare di diventare sempre più tubi, perché si constata effettivamente che poi il risultato è migliore. Arrivati al risponso, c'è un altro punto molto importante che mi preme di sottolineare, nella figura del taromante e nella sua deontologia di come lavora. Quando il responso è formato, bisogna sempre chiedersi ma chi è il destinatario del responso? Siamo sicuri che sia il consultante? Perché, per esempio, il consultante viene e spessissimo dice: Senti, mi fai una lettura per sapere se Filippo pensa questa cosa e come la pensa. Senti, mi fai una lettura, vorrei sapere se Anna mi ama veramente oppure no. Senti, ma come faccio io a capire cosa c'ha in testa mio figlio? No, queste, cose, queste cose qua. Cioè, la gente viene per sapere gli altri, per sapere cose di altri. Questo tipo di tiraggio è in grado di dare una risposta, ma all'altro, non a chi ti, fa, ti ha fatto la domanda. E infatti io che sono sgarbato, e un po' orso e un po' ispido in questi casi, se viene qualcuno e mi dice, ma senti, mi dici se Sabina mi ama veramente? E io gli dico, non ti faccio il tiraggio, chiediglielo che fai prima. Vai da Sabina e chiedigli direttamente se ti ama ancora oppure no. Perché si fa prima e sei più sicuro di questo. Madre più o meno disperata perché figlia adolescente che la fa diventare pazza, dice: Ma questo figlio cosa ha in testa? Si, si mette nei guai, non si mette nei guai. Idem. Cioè non si può sostituire il rapporto che c'è fra la persona e l'altra persona attraverso un tiraggio fatto in questo modo qua. Perché il tiraggio risponde, ma risponde sempre al legittimo destinatario. In questo caso risponde a Sabina. C'è scritto se Sabina ama ancora il Filippo che è venuto da me a chiedermi se. Ma non è questo responso destinato a Filippo. Il destinatario vero è Sabina. E quindi io non ho il diritto di darla a Filippo. Al massimo lo do a Sabina, se me l'avesse chiesto, ma non è venuta Sabina a farmi questa domanda qua. Non è venuta Sabina a dirmi, ma io amo veramente Filippo, che è un, che è un quesito lecito, che sono io che voglio chiarirmi fino in fondo, senti un po', io ci ho pensato, ci ho ripensato, ho guardato da tutte le parti, anche negli angolini, e non sono arrivato veramente a una risposta perché non riesco a rilassarmi veramente, non riesco a essere me stesso, bla bla bla. allora, Vediamo un pochino cosa dicono le carte su quello che io sento per questa persona. Bene, perfetto, in questo caso il responso e il destinatario coincidono. E il consultante. Però questa domanda bisogna farsela sempre, perché i... le letture per interposta persona non si fanno. Non è opportuno farle. Non è corretto. Non è corretto, non è opportuno, si fanno dei danni bestiali, in questo modo. Quindi questo è un punto secondo me eh, importante che viene, eh, diciamo così, fra i presupposti dei, dei nostri corsi e quindi mi sembrava anche interessante da sollevare. Naturalmente su tutto quello che dico, se ci sono delle domande, hm, me le fate tranquillamente. Se queste cose vi tornano, se non vi tornano, se vi giungono nuove, se vi giungono poco. Certo. È vero, vengono proprio con questo tipo di cosa qua, però bisogna anche che se diciamo così, si fa questo tipo di attività o si ha questo tipo di interesse, mh, bisogna anche in qualche modo fare un po' di profilassi nei confronti di atteggiamenti che possono portare in direzioni molto sbagliate. Ehm, se uno non si pone questa domanda e molla a destra manca risponsi, appartengono ad altri eh, crea delle, delle, delle dipendenze crea delle false aspettative crea eh, le persone che hanno bisogno che tutti i giorni uno gli dica cosa dicono le carte su quello e su quell'altro e non se ne esce più cioè si instaurano dei processi che sono di tipo patologico alla fine non è più una cosa in qualche modo che è orientata sempre e solo ad essere utile a qualcuno, diventa disutile. I responsi sono sempre utili. I responsi non sono mai delle sentenze, sono sempre degli strumenti di ausilio. Quando facciamo i tiraggi, i tiraggi non è che sono sempre tutti rose e fiori, ci sono dei tiraggi duri, naturalmente. Dei tiraggi che dicono le cose esattamente come stanno e che danno delle risposte che possono essere Pesanti per chi le riceve, ma contengono sempre anche la strada per uscirne. I tiraggi hanno sempre, in cima a tutto il tiraggio, ci sono sempre delle carte che sono delle carte cosiddette di guarigione, cioè che consentono di dire: qui abbiamo la criticità, questo è lo strumento per superarla. Quindi, mai le carte condannano nessuno. Mai le carte prevedono cose che sono negative per nessuno. Nel senso negative definitivamente senza speranza, sei un cretino, informati, non te lo fanno mai, non ti danno mai una risposta del genere. Non sono fatti per dare una risposta di questo tipo. Sono sempre degli strumenti che in qualche maniera offrono la chiave per superare le criticità. Si fanno per questo. È buffo perché invece tutti quelli o quasi tutti quelli che cominciano a fare i corsi hanno delle idiosincrasie nei confronti di certe carte del mazzo che sono cattive, sono brutte, sono sgradevoli. Ci sono miei allievi che le tolgono all'inizio dal mazzo. Non vogliono vedere carte strane, non vogliono vedere carte, che ne so, vediamo un po', si sono nascoste. Non vogliono vedere carte come questa non la vogliono vedere nemmeno dipinta così, non vogliono vedere carte come questa, non vogliono vedere carte come questa, non vogliono vedere carte, non vogliono vedere niente, non vogliono vedere carte come questa. Allora, più le varie paturnie personali per cui io il numero 4 porta sfiga, non levo il numero 4, eccetera, eccetera. Allora, rendetevi conto che tutto questo, diciamo così, non ha ragione di essere. Nei tiraggi che si fanno e nei tiraggi che si imparano, tutte le carte sono preziose, tutte le carte servono alla fine, sono utili. I tarocchi sono veri perché sono utili. La loro verità è una verità non sempre rose e fiori, ma è sempre una verità utile per chi la riceve. E quindi non giudicano nessuno, nel senso che non emettono sentenze senza appello per nessuno. Non hanno questo scopo qua. E quindi noi le usiamo tutte tranquillamente le carte e di tutte troveremo dei significati che in qualche modo ci portano avanti, ci fanno avanzare, non ci bloccano mai. Non ci respingono mai indietro. Semmai ci spingono in avanti. Dice ma davanti c'ho il burrone, guarda che non è un burrone, stai attento. Questa carta che io ti ho messo rovesciata, e quindi come si vede nel corso, in realtà ci dobbiamo mettere davanti un non qualche cosa, dobbiamo in qualche modo interpretarla con il suo significato, ma in negativo. Questa negatività non è una negatività nel senso che la intendi tu, cioè è un qualche cosa che ti farà del male. Al contrario, non essere così, perché se continui a essere così, allora sì che ti fai del male. Guarda che se non sei più così e diventi in quest'altro modo, allora riesci a trovare un'uscita. Allora, alla fine di questa fiera, il destinatario, il vero destinatario, l'autentico destinatario, il genuino destinatario del responso, è l'unico protagonista attivo di tutta questa faccenda. Il destinatario vero e proprio del responso che se tutto è fatto bene sarà lui, e se tutto è fatto non bene è qualcun altro e quindi non arriva, non ritorna, non si chiude il ciclo in questo caso. Ma questo va, dovrebbe andare a destinazione. Se non va a destinazione rimane, diciamo così, nella, nella testa del taromante e non viene speso, non viene utilizzato in quanto tale. Però lui è il protagonista attivo di tutta questa storia. Lui è l'agente. È la causa efficiente di tutta questa Ambaradan qua. Se tutto questo Ambaradan qua si verifica è perché c'è lui di mezzo che ci ha messo lo zampino. Noi siamo del, non degli, degli, degli utili idioti, siamo però degli utili servi di questo procedimento. Siamo come Taromanti, siamo delle persone che ci mettiamo in qualche maniera a disposizione. E cosa ne ricaviamo da tutto questo? Beh, è una cosa gratificante riuscire a fare questo, riuscire a mettere in movimento questo tipo di processi, quando poi si vede che il consultante specialmente, in qualche maniera, ne trae subito un effettivo e visibile giovamento, è gratificante. È un processo che istruisce molto e sulla natura delle persone e sulla natura dei tarocchi. Quindi è un modo per studiarsi anche i tarocchi in qualche modo, diverso dalla tarologia, però in modo molto, molto potente. Dopodiché non c'è molto altro che come taromante uno può aspirare ad avere o a fare. Non si diventa maghi, non si diventa profeti, non si diventa indovini, si diventa tubi, come vi ho detto prima. È un mestiere umile in un certo senso. È un mestiere che si tiene indietro, che non va avanti. È un mestiere che impara più che insegnare, perché assiste ad una cosa della quale è partecipe ed è parte integrante ed è parte essenziale perché siamo noi che conosciamo la lingua delle carte, gli altri non la conoscono, siamo noi che interpretiamo. Quindi assiste a questo processo, collabora affinché abbia successo, ma non fa molto più di questo. E non è molto più di questo. Se, si mette, se ci si mette diciamo, nell'ordine di idee di essere molto di più, se ne ricava spesso delusioni, perplessità, dubbio. Ci si rivolta in un certo senso contro il meccanismo, perché, perché non siamo noi il destinatario del responso, come taromanti. Quindi quello che ci passa davanti noi lo, lo, lo percepiamo in un modo fondamentalmente diverso da come lo percepisce il consultante. Come vi dicevo prima, le risposte che diamo spesso e volentieri noi non le capiamo. E una delle difficoltà che si aiuta a superare inizialmente è quella che diciamo semplicemente la timidezza o la vergogna di dire una cosa che ci sembra un'enormità. No? Vedo le carte, le leggo in un certo modo. Possibile che adesso io ci tiri fuori questa frase che mi verrebbe da dire leggendola a una domanda che mi ha fatto, questa risposta non ci combina niente. Faccio una figuraccia. Questo mi dice: Sono scemo, sono pazzo, sto dicendo delle cose che non hanno senso. E lì, invece, molto, molto spesso, fin da subito, per tutti quelli che poi si mettono a fare questa cosa, e, eh, avviene il famoso effetto, quello che noi chiamiamo l'effetto Amadai. Scherzando. Abbiamo coniato questa, questa espressione perché è proprio quello che succede, cioè noi con tutta la nostra ritrosia e riluttanza ad emettere questo responso che ci sembra assurdo, un po' campato per aria, eccetera, eccetera, diciamo alla fine ci convinciamo, diciamo questa frase così priva di senso e quello che ci sta davanti ci guarda e dice, ah ma dai, ma sai che c'hai proprio ragione? Cioè è proprio così, è questo il problema che... Forse non, non l'avevo concepito bene, non l'avevo inquadrato bene, ma mi torna, eccetera, eccetera. Cioè c'è una risposta di, di adesione ad una cosa che noi avevamo giudicato come priva di senso. Quindi è un esercizio di umiltà continuo e anche un esercizio di superbia continuo, perché uno deve fidarsi talmente tanto di sé da buttarsi tranquillamente e dire quello che dirò sicuramente sarà utile a chi mi sta ascoltando. Quindi siamo sempre con il piede su due staffe, insomma, è un, è un esercizio completo. Altro punto non, da, non da, ri, da ripetere ma comunque da ricordare sempre. Allora, in questi termini, diciamo così, quando si fa una lettura, abbiamo detto che le letture... Sono fatte per dare un, un, un servizio utile, un risponso utile, utilizzabile da parte del destinatario. E niente va perduto per questo destinatario. Quando dico che niente va perduto, dovete mettervi nel, nell'ordine idee che non va perduto veramente mai. Quindi, anche la lettura fatta dal ciarlatano non va perduta. Anche la lettura fatta per gioco. anche la lettura fatta come manipolazione, nel senso proprio di plagio, magari ottiene anche questo effetto qua, cioè magari manipola il consultante. Ci sono le persone che fanno le letture per manipolare le persone, lo fanno. Bene, attenzione però che comunque anche in questi casi qua, quando il presupposto da parte del taromante non è, non è cristallino, diciamo così, non è limpido, o perché ci gioca per divertimento, o perché ci gioca perché è bastardo, o perché ci gioca perché ci vuole guadagnare direttamente, anche in questi casi, pur tuttavia, le letture che vengono fuori, se guardate spassionatamente, sarebbero utili al consultante. È il contesto che le rende in qualche maniera non utilizzabili alla fine, cioè questo si sovrappone e disturba talmente tanto che va persa l'utilità del meccanismo. Ora, tutto questo naturalmente guardato da distanza e guardato con l'occhio della razionalità e della mente non si può eh, giustificare, non si può spiegare. Non è un, un argomento diciamo così, che possa essere in qualche maniera inserito in un corpus di conoscenze così come si può fare per la geometria, per la matematica, per la fisica o per altre discipline di questo tipo, che partono da certi assunti e poi ne traggono le logiche conseguenze. Qui semplicemente si prende atto di un qualche cosa che succede e si rinuncia a priori di capire perché succede. Io... Quando faccio la lettura, eh, i gesti che faccio sono dei gesti che non comportano in nessun modo diciamo così, un, un modello ragionevole di spiegazione di quello che succede. Perché io prendo le carte e la lettura avviene così. La signora che è davanti a me mi fa una domanda, io l'ascolto, io ho il tavolo davanti, mescolo un mazzo di carte e ne giro alcune. Completamente senza diciamo così, nessun tipo di consultazione preventiva o di scelta. Mescolo e basta. Mescolo ed estraggo. Devo ammettere in qualche modo se poi la risposta e il responso è utile e lo è, e lo è con una casistica impressionantemente. Eh, L'unica cosa che posso dire è che in un certo momento, in un certo modo, queste carte, mentre io le mescolavo, si sono riordinate in una sequenza tale per cui effettivamente quando io, io me, le guardo e le decodifico, ne viene fuori il risponso utile per la persona. E tutto questo, diciamo così, è, non è interpretabile in modo logico. Quindi se uno non riesce ad accettare questa cosa, eh, tutto il resto non se lo può proprio spiegare nemmeno lontanamente, cioè, tutto il resto diventa un meccanismo privo di qualsiasi senso. Il fatto di alzare con la destra, alzare con la sinistra, di, di istituire una ritualità, di magnetizzare il mazzo, tutte queste cose qua. Cosa, cosa spiegano di questo fatto fondamentale che io mescolo e ottengo un ordinamento di carte che poi quando lo vado a vedere io e, e sottolineo io perché quando faremo gli esercizi si vedranno che le stesse tre carte magari danno origine a dei responsi diversi se guardate da tre persone diverse ovviamente, no? suscitano qualche cosa di diverso. Quindi, io da questo rinuncio totalmente, non ci perdo proprio nel, durante il corso, non ci perdo nemmeno un minuto di tempo nel cercare di spiegare perché. I meccanismi per cui si possono, spiegare, si possono dare delle spiegazioni soddisfacenti sono tanti. Cold reading, eh, lettura a freddo. Io, in realtà, facendo questo mestiere, ho una certa dimestichezza delle diverse modi in cui le persone si pongono in questi contesti, e quindi dalle reazioni più o meno spontanee, inconsce, consce, Man mano che il tiraggio va avanti, adatto quello che mi viene fuori e la mia risposta in realtà coglie un diciamo, qualche cosa che il consultante mi ha fatto intravedere. E io sono molto abile nel vedere i piccoli tic, i piccoli gesti, le, le, le parole che mi dice e come me le. Come, come me. Ci sono dei, delle persone estremamente in gamba nel fare questo tipo di lavoro che effettivamente sembrano degli indovini, perché alla fine tirano fuori delle cose che uno pensa come fa a sapere questo no? Ed è un processo che appunto si chiama cold reading che è studiato, è utilizzato, è utilizzato a volte più in forma terapeutica, a volte in forma di spettacolo, a volte in tante forme, semplicemente di persone che fanno magari questo tipo di mestiere qua e che utilizzano quello perché pensano che in realtà sia semplicemente cold reading. Va bene. Allora, eh, però quando si va a fare un tiraggio rinunciando totalmente al cold reading, cioè, per esempio rinunciando a far esprimere il consultante stesso e gli si fa il tiraggio, il consultante ha, sta da un'altra parte, si è scritto il suo quesito, diciamo così, su carta <coughs> e noi gli rispondiamo. Quando trova utilità costantemente anche in queste condizioni qui, non può essere cold reading. Cold reading ha, il cold reading ha bisogno del tu per tu, ha bisogno del faccia a faccia. Quindi il cold reading non è una spiegazione... Di quello che succede. Non è una spiegazione soddisfacente, non è abbastanza. Può essere ehm, qualche cosa di peggio, può essere una volontà di manipolazione vera e propria, cioè a suono dei discorsi il taromante alla fine fa dire al consultante che voleva chiedere quella determinata cosa e voleva, voleva ricevere quella determinata risposta. Quando la personalità del taromante è molto forte quando la personalità del consultante è in qualche modo impressionabile, manipolabile, è plasmabile, e questo sistema naturalmente ottiene degli ottimi risultati perché il consultante se ne va convinto in qualche maniera che eh, lui abbia, abbia posto una domanda che gli premeva e abbia ricevuto la relativa risposta, quando in realtà non è così, quando in realtà il, 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 il cartomante, il taromante diciamo, l'ha messo nelle condizioni tali di credere tutto ciò. Plagio, va bene, ma anche il plagio non, non è sufficiente. Non è sufficiente a spiegare quello che accade effettivamente, perché nessuno di noi, anche durante le semplici esercitazioni che si fanno durante i corsi, nessuno di noi ha la minima intenzione di plagiare nessun altro. Quindi anche in questo caso, diciamo così, il meccanismo non è sufficiente a, a spiegare. Allora quali altre interpretazioni si possono dare? Si possono dare delle interpretazioni di carattere, eh, non lo so, carattere medianico, ma dove interviene il fattore medianico? Cioè nel, nel, nel gesto di riordinare al buio le carte? Mm, non mi pare che ci sia molta correlazione fra, fra le due cose. Gli parli di ambiti completamente diversi. Allora io sono onesto e vi dico, io non lo so, io non ce l'ho una spiegazione, una teoria per questo, da vendervi e quindi non ve la vendo. Io vi dico semplicemente che quando poi si prova a fare, succede. Ognuno si trova una spiegazione in qualche maniera che sia conforme alle proprie corde. loro sono anche loro in un certo senso dei taromanti ma lo sono inconsapevolmente. Quindi loro si perdono l'utilità del gioco. Invece di essere dei taromanti consapevoli, sono dei taromanti inconsapevoli. E allora quindi non serve a nulla fare le carte. Si perdono, diciamo così, la parte che è riservata, la quota parte, il vantaggio, il beneficio che è riservato al taromante nell'esercizio di questa attività. Allora non ci sono taromanti bravi, ci sono taromanti consapevoli. I taromanti consapevoli sono anche bravi, necessariamente. Avanzano sulla via dei tarocchi e il, questa via naturalmente lì li premia con delle cose che sono gratificanti, interessanti e che ti consentono di, poi di allargare sotto tante altre eh, differenti discipline quello che i tarocchi ti hanno suggerito in prima battuta. Si possono fare le carte a se stessi? Certo che sì, certo che sì. Uh, il primo sistema, quello di taro 1, si può utilizzare anche per se stessi, ma probabilmente non è molto, il più adatto, non è il più interessante. Il taro 1 è una lettura classica che si fa appunto per il consultante che fa una domanda e gli si dà un, un quesito preciso. Più interessante è il taro 2, perché quello è un tiraggio che si fa solo a se stessi e solo se si è già taromanti. È un tiraggio per taromanti in qualche maniera e poi si, si chiarirà il perché e il per come di questa doppia condizione, <ride> ma sostanzialmente è uno strumento, si usano le carte, si usano i tarocchi, soprattutto per capire dove si è, per eh, trasformare le proprie scorie interiori in un qualche cosa, purificarle, distillarle e trasformarle in un qualche cosa che ti aiuta invece che di ostacolarti, e quindi è un cammino in qualche modo di autoorientamento. E di purificazione interiore. Anche qui si tirano semplicemente delle carte e le si leggono. <ride> Però in questo caso diciamo, è, un, è uno strumento specifico di, eh, dei taromanti per se stessi. Nel caso poi di Taro 3, eh, tipicamente lo si fa agli altri. Non è escluso che lo si faccia a se stessi, ma non è molto opportuno perché è talmente. talmente quello che succede con Taro 3, con il terzo tipo di tiraggio, è che praticamente uno è come se avesse una televisione con 100 canali e si mettesse a fare zapping, si mette a fare tiraggi in serie, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, e si diverte di più a vedere i diversi tiraggi piuttosto che a utilizzarne uno e a farlo fruttare. Quindi diciamo se si rifà a se stesso è abbastanza facile cascare in questo tipo di, di vizio, diciamo così. I nomi dei, dei, dei tre tipi di tiraggi sono il taro 1, sono le letture classiche. Diciamo così. Se uno è interessato soltanto diciamo così, a imparare il mestiere del cartomante o del taromante nel modo più classico, il taro 1 gli basta e gli avanza. Per esempio taro 1 può essere un utile complemento a chi è tarologo, a chi è interessato ai tarocchi come oggetti di studio. In due giorni praticamente comincia a essere in grado di fare le letture e quindi è quello che serve. Taro 2 invece si chiama ruota di fuoco. ed è un tiraggio più tosto, più spazio tosto, e che serve appunto per orientamento e purificazione del taromante stesso. È uno strumento di orientamento e purificazione auto, orientamento e auto. Purificazione. Serve abbastanza anche per diventare dei perfetti tubi quando si fa taro 1, <coughs> perfeziona il tubismo del taromante stesso. Taro 3 e taro 4. Taro 3, diciamo così, il terzo corso che ne contempla poi al, al, nella parte finale anche un piccolo supplemento incluso che, che chiamo taro 4. Taro 3 invece è sequenze armoniche. Qui si impara a sviluppare fino in fondo i presupposti fondamentali che stanno alla base anche di lui e anche di lui. Si rinquadrano questi due sotto un'ottica un po' diversa, più generale. E nelle sequenze armoniche, oltre a cogliere diciamo quelli che sono i rapporti fra le carte in tanti modi diversi, tra le diverse carte del mazzo, si mettono in correlazione fra loro con, dei, con degli allineamenti che sono appunto delle sequenze armoniche perché hanno una certa similarità con le armonie musicali, con le leggi dell'armonia musicale, con questo tipo di strumento qua si interviene attivamente. È un intervento, attivo, un intervento attivo sulla realtà del consultante. Non ci si limita in qualche maniera a constatare e a suggerire se fai così ti troverai bene, se continui a fare così non ti troverai bene, eccetera. No, qui si prende in mano direttamente il cammino della persona e glielo si squaderna davanti in tutte le sue fasi, dicendo che tu sei qui e il tuo progetto da questo momento in poi, continuando il cammino che hai intrapreso, è questo. Lo vuoi? Se non lo vuoi, bisogna cambiarlo. E dà degli strumenti per fare questa cosa qua, completamente inaudita. In tutti questi casi nessuno vi insegnerà a leggere il futuro. Per noi non esiste un futuro già scritto, un futuro che qualcun altro ha scritto e che noi ci dobbiamo limitare a leggere. Questa cosa qui non ci sta. C'è un futuro che possiamo progettare, ma non un futuro che è già scritto e che quindi in qualche maniera ci condizionerà in modo specifico, senza che noi non ci possiamo fare niente in qualche modo. Un sabato e una domenica per questi. Un sabato e una domenica per questi. Un sabato e una domenica per questi. Il prossimo taro 1 è sabato prossimo. Se qualcuno è interessato, può sentire Marina e eh, ci sono sicuramente ancora delle disponibilità di posti per poterlo fare. A novembre ci sarà taro 2: intorno al 21-22. Mi sembra che sia il sabato 21 e domenica 22. Ma. Anche in questo caso presso Marina ci sono tutte le date. Taro 3 va più avanti perché sono in qualche maniera in sequenza. Non si può fare taro 2 se non si è fatto taro 1, non si può fare taro 3 se non si è fatto taro 2, perché non avrebbe senso, perché qui impariamo a leggere le carte e quindi i significati delle carte verranno poi utilizzati anche in questi altri due seminari. Quindi diciamo che sono, questo è, è propedeutico agli altri due. E questo è propedeutico a questo perché questo prende una parte delle carte che poi saranno utilizzate anche per questo. Quindi diciamo che è una serie di espansioni successive del sistema. Da dove viene il sistema? Il sistema viene dal niente, nel senso che a me è stato passato in una forma non così sviluppata come l'ho sviluppata io per i corsi. Io l'ho trasformata in un corso, di, in un seminario, anzi in una serie di seminari e quindi l'ho spacchettata bene bene in tutte le sue componenti per cercare di, di spiegarla in modo eh, dettagliato e in modo efficiente, in modo che tutti lo possano comprendere subito e utilizzare fin da subito. Invece a me è stato passato in modo diciamo così, più diretto, da voce a voce, dandomi in qualche modo le indicazioni, le linee generali, di volta in volta cominciando sempre naturalmente con questo, di questi mi è stato dato in qualche maniera un input rapidissimo, non mi sono stati spiegati. Quindi c'è molto di me in questo, molto più che in questo qua. Questo riconoscerete probabilmente nelle cose che, se qualcuno viene al corso, riconoscereste molto probabilmente cose già dette, già sentite, già lette in altri posti. L'utilità di questo è che si... Togliendo tutto il superfluo, diciamo così, si evita quella specie di, di disperazione che prende quando uno cerca di imparare da sé a leggere i tarocchi, che comincia con un libro, poi ne prende un altro, poi ne prende un terzo e quando ha accumulato 2000 pagine di significati mh, non sa dove andare effettivamente a, a battere il capo, perché da, da, da che parte cominciare? Qui si utilizza un... Un trucchetto abbastanza semplice, con questo trucchetto diciamo, possiamo partire e da lì possiamo crescere, limitati soltanto dalla nostra voglia di crescere, non da delle difficoltà oggettive derivanti diciamo dall'impossibilità di sapere tutto sui tarocchi. Non si rimane bloccati dall'impossibilità di sapere tutto sui tarocchi. Quel poco che sappiamo ci consente di sapere anche tutto il resto al momento opportuno. Qui, che vi ripeto, a me è stato dato per iniezioni diciamo omeopatiche, lo sviluppo in qualche maniera è figlio della, della mia natura. Ma questo non è un problema perché in realtà chi frequenta i corsi e i seminari si rende conto che dopo qualche mese che pratica il sistema se lo sta adattando. Nessuno ha in mano il sistema perfetto o il sistema definitivo o il sistema col copyright. Nessuno c'ha il brevetto di tarocchi. C'è qualcuno che lo dice, ma non è vero. I tarocchi sono di tutti e chiunque può svilupparsi un proprio sistema. Io vi dico di più: chiunque diventa taromante e lo fa con costanza se lo sviluppa un proprio sistema. E a distanza di qualche mese o di qualche anno, i ragazzi e le persone che hanno frequentato questo corso hanno. Subito un'evoluzione, e quando ci rincontriamo ci dicono: Ma sai, io prima di, di, fare, di, di estrarre la carta radicale ne, ne estraggo altre due perché queste due le uso per questo, per questo per quest e per quest'altro. Io sono tutto contento, perché vuol dire che in qualche maniera hanno conservato l'essenziale, e cioè il significato di tutta questa procedura, l'hanno ulteriormente deritualizzata, quindi hanno tolto tutte le, le sovrastrutture magiche di questa faccenda e se lo sono reso effettivamente a propria immagine e somiglianza. Tanto l'unica cosa che a noi serve è che il destinatario del responso abbia il suo responso. Tutto il resto è strumento. Ci sono delle domande? Sono le otto e mezza, quindi io sono arrivato. No, anche senza, tanto. Per la ah, registrazione ecco. <ride> siamo, siamo on air, <ride> una press. curiosità, quanto è preciso il responso? O meglio, lei ha detto che il responso sicuramente è utile sì. al consultante. Ma questo potrebbe dipendere dal fatto che se il responso è generico e il consultante viene per avere un responso, sì. necessariamente sarà utile. Troverà comunque, darà comunque un senso a quel responso. O meglio, sono Sabina, vengo e le chiedo amo Filippo. La risposta può essere sì, no, mm -hmm. non più. Certo, ma la risposta è molto semplice. Eh, se Sabina è venuta in questo caso per, per sentirsi dire quello che già sa, in qualche maniera siamo, siamo d'accordo. Ma, ma se Sabina si presenta dal taromante, si presenta da lei che fa il taromante e non le dice niente, e si presenta lo stesso e lei gli dà un risponso che in realtà è esattamente centrato su quello che gli stava a cuore, qual è il grado di precisione di un risponso di questo tipo? Altissimo. Quindi ci sta, ci sta che la, la, la genericità del, di quello che, che uno tira fuori, il taromante tira fuori, diciamo così, si adatti a tante cose e quindi possa essere preso. Ma a noi che ce ne importa? in fin dei conti, perché il, siccome il responso non è un tirare a indovinare qualche cosa, eh, l'unica cosa che conta effettivamente è che il consultante se lo senta addosso e se lo possa utilizzare. Eh, lei nella posizione del taromante non lo sa fino in fondo questo. Nella gestione del consultante, nella gestione del quesito, diciamo, se ne parla anche di questo, cioè come comportarsi nei confronti dei consultanti che ha ti dicono, sì, ma questo va bene per, 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 per chiunque, no? Troppo generico. B, no, quello che mi dici non si, non si attaglia assolutamente. C, sei un genio, è esattamente quello di cui avevo bisogno. L'atteggiamento migliore è lo stesso in tutti e tre i casi. E cioè, alzata di spalle, e diciamo, io, questo è venuto fuori, dice, io non ti so aiutare nel capire se questa cosa effettivamente ti è utile fino a che punto, se è precisa fino a che punto. L'impulso di venire è stato del consultante, non sono stato io che ho bussato porta a porta dicendo ti faccio le carte, ti faccio le carte, ti faccio le carte, ti faccio le carte, quindi diciamo che c'è stato in qualche maniera un movimento dall'altra parte. Il riscontro immediato, diciamo così, per il Taromante o non c'è o è poco significativo. Succede che la risposta più generica in realtà è esattamente la sequenza di parole che l'altra persona si voleva sentire dire in quel momento. Può darsi che un risponso super preciso e super, eh, super mirato venga inizialmente e per tutto il tempo del consulto venga praticamente non accettato e non preso dal consultante che poi se ne torna a casa e il giorno dopo dice: eh, Ah, ma dai, in, in fin dei conti è, è proprio così. Non c'è soddisfazione in questo, <ride> non, è, non è questo l'aspetto diciamo, che il taromante deve andarsi a cercare perché eh, tutte le manifestazioni in qualche maniera, tutte le reazioni dirette del consultante nei suoi confronti sono poco significative rispetto a quello che succede nel consultante dentro. Allora, qui si tratta di acquisire in qualche maniera una fiducia di fondo, diciamo che quello che succede andrà comunque dove deve andare, andrà a segno. Um, I responsi che verranno fuori da queste tecniche qua inizialmente um, saranno per forza di cose molto generali, molto generali, quindi si adatteranno ad un sacco di situazioni diverse, più o meno le stesse parole diciamo. Per assurdo potremmo fare un tiraggio di tre carte, tutti arcani maggiori, eccetera, e mettendo insieme i tre significati principali, quelli di base da cui partiremo per ciascuna di queste carte, ciascuno di voi diciamo, se le potrebbe tagliare addosso in un certo modo. D'accordo? Va bene. Ehm, però ancora una volta, se noi ci concentriamo sul fatto che l'unico protagonista attivo è il destinatario del responso, io come faccio a... a da fuori, sentendo una lettura, diciamo così, anche se sono il taromante che la sta facendo, come faccio a capire dove va a cadere e con quale precisione? Cioè la precisione del risponso, la percezione della precisione del risponso, io come taromante non ce l'avrò nemmeno mai. E il consultante non necessariamente me la restituirà in modo fedele. Quindi questo problema esiste, ma esiste in termini astratti perché in realtà non è gestibile, è l'unica cosa che non si può gestire proprio in nessun modo. La qualità del responso il taromante non riesce a valutarla. La qualità del responso la valuta solo il consultante e non subito, molto spesso. Quindi è abbastanza disperante. Il pubblico intorno, il pubblico intorno meno che mai. Cioè, se Il pubblico intorno se c'è, ce n'è uno che dice... Cavolo, Cosa tira fuori da quelle carte che io non ci avevo visto? Quella accanto dice: pff, Questa era va va, eh. soggetto, verbo, complemento oggetto, non sta dicendo niente, e quindi praticamente è quell'altro che si sta facendo suggestionare. Quella accanto ancora ha una terza visione, quella accanto ancora ce n'ha una quarta. Va preso, va messo nel conto che succede così, poi alla fine. ehm Ogni tanto diciamo così, se uno ne fa molte di letture ogni tanto si sofferma e dice delle letture che ho fatto, ma poi effettivamente in quanti casi ho avuto l'impressione che non sia andata bene. No? E il bilancio di solito è abbastanza modesto, nel senso che su dieci tiraggi, diciamo, ce ne sono due che dici: Ho lavorato mica tanto bene, non mi sembra di aver detto delle cose tanto per la quale. E se uno lavora in presenza di altre persone, le altre persone magari diranno no due o tre, cinque o sei, non, non hai detto niente, o non hai detto niente di significativo o hai tirato fuori semplicemente diciamo, quello, la, la, la scritta sul librettino e le messe insieme e le hai appiccicate dietro una dopo l'altra. Eh, il, il consultante spesso e volentieri le stesse parole generiche gli sono calate invece in proprio fondo al cuore come una lama. Comunque, il dubbio viene spesso e volentieri che si, si metta fuori delle cose che sono, che sono talmente generali e talmente generiche. Sì. Ora, i consultanti non sono dei mostri di originalità di solito, no? Cioè, su cento che se ne presentano, le domande saranno tre, quattro? È difficile che qualcuno venga a chiedere la soluzione di un'equazione differenziale del quarto ordine, insomma di solito ti chiedono delle cose talmente generiche che le risposte che vengono fuori sono anch'esse piuttosto generiche, ma riflettono in qualche modo la genericità del mondo che il consultante sta vivendo, in qualche modo. Quindi mh, da dove viene il difetto? Viene dal, viene dal tarumante o viene dal consultante? A volte viene dal consultante, si potrebbe dire. Ramante fa buon viso al cattivo gioco, cioè si rassegna di, di sentirsi chiedere a eh, ripetizione uno via l'altro, più o meno, cose abbastanza ripetibili. E se la risposta a un quesito molto specifico, sì. se la risposta ha un quesito molto specifico, allora, se ripeto la domanda, se la risposta è un quesito molto specifico, sì. e eh, comunque. Eh, doppia, entrambe hanno una possibile finalità eh, a seconda di chi, la, de, di chi la domanda. Ma in realtà, no. la volevo dire è che quanto può essere condizionante quel, quella lettura su, sul, sulla domanda, sul quesito, visto che tutte e due sono vie possibili. Non, non sono sicuro di aver capito dove, dove sta il 2. Quali sono le due vie possibili? Nel senso che entrambe le risposte al quesito, perché se un quesito è specifico, e quindi sì. o uso una via o uso l'altra. però... Eh, ma l'altra da dove viene, scusa? Sono le due possibili vie per una soluzione, nel senso che se il, il quesito è specifico. Se dici oggettivamente il quesito prevede due, due possibilità, eh? possibilità, due risposte. Sì. Eh, non lo so, non ho idea. No, ma la domanda era. Quanto può influenzare no? questa lettura rispetto poi alla... Eh, anche questo non lo so, nel senso che ci, ci può essere il caso in cui il consultante, non sapendo quale via scegliere, in qualche maniera sentendosi consigliare una, sceglie quella. Però, in fin dei conti, può essere proprio per questo che ha chiesto in qualche maniera un'indicazione. Il fatto è che non, le risposte che ti danno i tarocchi non sono di questo tipo cioè non ti dicono fai questo, fai quest'altro generalmente ti dicono se fai così allora se fai cos'ha, allora quindi è possibilissimo che se c'è un, diciamo, una doppia strada in qualche modo è possibilissimo che il tiraggio te le indichi anche tutte e due però ti dice il prezzo che devi pagare per seguire una via è questo il prezzo che devi pagare per seguire l'altra via è quest'altro Scegli, non scelgono loro, in ogni caso. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, il consultante rimane libero di scegliere, ma non solo, c'è di più, e parlando poi dei, dei singoli tiraggi, questo discorso viene sviluppato abbastanza, um, i tiraggi non sono condanne. Non sono condanne, in nessun modo. Quindi, il consultante che assiste, diciamo così, e riceve un responso, lo accoglie, bene, non lo accoglie, bene. È come diciamo così avere in qualche maniera mh, chiarito dentro di sé meglio pro e contro di una situazione e poi sceglie liberamente dove vuole andare. Mm, ancora più di questo, la libertà della persona è tale per cui il rifiuto netto e sincero, quindi non a parole ma interiore di un determinato responso, di un determinato tiraggio, comporta che questo tiraggio viene praticamente eliminato dalla faccia della terra fisicamente. Quindi il consultante dal momento in cui lo riceve è libero di farne quel che vuole. Se si lascia in qualche maniera condizionare vuol dire semplicemente che essendo il suggerimento possibilmente utile ne trarrà un vantaggio diretto. Se non si lascia condizionare vorrà dire che percorrerà un'altra strada da quel momento in poi. Però da quel momento in poi probabilmente se andasse a farsi fare le carte non porrebbe più lo stesso quesito nel momento in cui ha maturato la decisione di fare qualcosa di differente di se stesso, della sua vita e dei suoi programmi. Qui non andiamo, diciamo così, un tanto al chilo, perché non ci interessa in qualche modo di vendere qualche cosa al consultante. Il lavoro che fa il taromante è un lavoro diverso, è un lavoro in qualche maniera di affiancamento e di traduzione simultanea di questi messaggi, di queste comunicazioni non fa molto di più. Poi il consultante o per meglio dire il destinatario del responso attivamente eh, maneggia questo materiale nella maniera che gli risulterà più consona. Eh, il sentimento dominante di chi fa le letture con i tarocchi dovrebbe essere quello di dare un qualche cosa in consegna totale, senza condizioni, a chi lo riceve. Chi lo riceve può farne veramente ciò che vuole. Usarlo, non usarlo, usarlo respingendole e quindi diciamo, modificando in qualche maniera il panorama che fino a quel momento aveva un determinato aspetto e da quel momento in poi non lo avrà mai più, proprio perché ha preso questa decisione. Tutto questo diciamo, è, è ugualmente nel, nello spettro delle cose che possono avvenire. Io avevo detto un'ora e mezzo, siamo già a un'ora e tre quarti, però c'era un quarto d'ora di, 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 di ritardo, quindi la mia ora e mezzo in qualche maniera. Eh, quello che volevo dire era anche che appunto quando sabato e domenica c'è qualcuno di voi che sicuramente viene al corso. Eh, ribadisco che nelle, nelle pause pranzo e nel, dopo le sei, quindi diciamo chi vuole avere una lettura che sarà una lettura di questo tipo, con una domanda da cui si ottiene un risponso, lo può fare perché è compreso in qualche maniera diciamo così, nella, nel corso stesso, è previsto che, che, che lo si possa fare. Eh, chiunque può, fare invece una, si può chiedere un consulto, e lo dico perché preciso subito che io non li faccio pagare i consulti, quindi è gratis. Io faccio pagare i corsi ma i consulti no. Quindi se qualcuno vuole provare diciamo così, questa cosa, questa storia, come funziona, eh, si può fare attraverso email. Uno mi scrive, una mail, eh, con un quesito e io gli rispondo. Ho finito, ho finito, sì. Quindi anche questo è possibilissimo e quindi da questo punto di vista vi, vi scrivo dove potete eventualmente mettermi alla prova. Può mettere alla prova questo sistema. Marcus G. Salino, tutto attaccato, chiocciola gmail.com. Non costa niente, mai. Non costa niente la prima volta, la seconda volta, la terza volta. Non costa niente mai. Le letture io le faccio a gratis, for free. Perché, perché mi interessa il discorso della domanda che mi ha fatto il signore prima, cioè mi interessa di mantenere in qualche maniera il consultante perfettamente libero di scegliere quello che vuole, senza pensare ho investito una cifra, eccetera, <ride> eccetera. Perfetto, benissimo. Sì. Io non capirò la risposta, la capirà lei, quindi va benissimo. Bene, grazie. Grazie mille a Marcus.